E ciao ragazzi e bentornati sul canale, io sono Mizar e rieccoci con Dragon Z Kakarot. Prima di andare ad affrontare Cell nella sua seconda forma, mi raccomando, mettete like, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. E andiamo! Un insetto come te non avrebbe mai dovuto mettermi i bastoni fra le ruote. Salve, Cell. Ma quello è proprio Goku. Felicissimo di conoscerti. Ma questa è l'aura di Junior. Lui e il Supremo sono ancora vivi. Che cosa? Allora, abbiamo lo stesso livello, però non dovremmo fare fatica. Mamma mia, si parte così in quarta proprio. Io direi anche di trasformarmi. Magari. Via! Guarda che basta, perché uso la mia stessa tecnica. E va bene, Cell, facciamo sul serio, forza. Ok. Vediamo, voglio cercare di lanciargli una sfera Genjikidama. Madonna, il cannone dell'anima speciale. Ora. Perfetto. Un altro colpo, forse uno o due colpi della sfera Genjikidama. Ok, sei finito, Cell. E questa è la tua fine. Ma è incredibile come avrà fatto a spostarsi così velocemente. È ancora più rapido di me. Vediamo se riesco a convincerti. Sai, mi piacerebbe molto poter combattere subito con te, ma non sono ancora abbastanza forte, quindi preferirei rimandare questo scontro. Dovrai aspettare soltanto un giorno, solo 24 ore, e vedrai che io ti ridurrò in poltiglia. Ero curioso di sapere che cosa mi avresti detto e ora scopro che hai bisogno di un altro giorno per sconfiggermi. Esatto. Adesso vi porterò al Palazzo del Supremo e lì potrete mangiare qualche fagiolo di Balzar. Dove credi di scappare? Ma come avrà fatto? Deve essere una nuova tecnica che gli permetta di scomparire in meno di un secondo. Beh, non importa, a loro pensero dopo. Ora devo trovare C-18. Numero 16 era ridotto piuttosto male, di conseguenza non possono essere andati molto lontani. È vero, ma non è il caso di festeggiare. Cell è comunque fortissimo e secondo me non c'è nessuno in grado di batterlo. Vegeta e Trunks stanno per uscire dalla stanza dell'allenamento! Corriamo subito! Scusate per il ritardo, ci è voluto più del previsto. Allora, com'è andata? Su, racconta! Dopo un periodo equivalente a 2 mesi di allenamento, mio padre aveva già superato il limite del Super Saiyan, ma non essendo convinto al 100%... Ehi, Trunks! Non è il caso che ti dilunghi oltre. Allora è andato tutto bene, vero, Vegeta? Non saprei dire. Comunque ormai non serve più che tu e Gohan vi alleniate nella stanza dello spirito e del tempo. Ci penserò io a sistemare le cose, a distruggere Cell e gli altri cyborg.
il solito spaccone. E anch'io ho avuto l'occasione di vedere da vicino quell'essere. E ti assicuro che è un vero mostro. Ah, eccoli là! Me l'ha detto Krilly che vi avrei trovati qui ed infatti ci siete tutti. Oh, oh santo cielo, ma tu sei Trunks? Ma cosa ti è successo? Niente. Ah, bene. E che cosa ci sei messo sulla testa? Una parrucca? Come sei diventato alto? Ecco, vedi, c'è una stanza speciale qui al Palazzo del Supremo in cui ci si può allenare. Si resta dentro un solo giorno, ma è come se passasse un anno intero. Oh! Dici piuttosto perché sei venuta qui. Oh, sì, sì, quasi dimenticavo. Dunque, guardate, ho preparato per ciascuno di voi una tuta da combattimento nuova su modello di quella di Vegeta. Sono leggere e molto resistenti e andranno benissimo. Opra! Urca! È veramente leggera, come una piuma! È inutile che tu la indossi, Carrot. Indossarla non ti servirà un bel niente. Non combatterai tu questa volta. Hai intenzione di eliminare da solo Cell e gli altri cyborg? Se è così, accomodati pure, allora. Forza, Gohan. Adesso è arrivato il nostro turno. Sei pronto per cominciare? Sì. Ok. Esperienza Vegeta, esperienza di Trunks e aumento di livello. Un barlume di speranza, vai nel tempio ed entra nella stanza dello spirito e del tempo. Vabbè, parliamo un po' con gli altri. Vegeta e Trunks potrebbero non riuscire a sconfiggere Cell. Goku, Gohan, contiamo su di voi. Bulma. Ok, mi piace il tuo nuovo look, Vegeta. Ti mostrerò che il tuo allenamento è stato inutile. Trunks, buona fortuna, ok. Vabbè, tu sei un umano, Tenzing. Papà? Bene, go, iniziamo l'allenamento, e va bene. Mister Popo? Bene, buona fortuna. Allora, ragazzi, direi di poter entrare nella stanza dello spirito del tempo. Qui dentro è tutto bianco. Mi sento così pesante. E ho anche un caldo terribile, come mai? Una volta entrati in questa stanza, si rimane completamente isolati dal mondo esterno, figliuolo. Siamo all'interno di una stanza, eppure qui c'è uno spazio infinito. È grandissimo. Infatti, è grande quanto il nostro pianeta. Noi dobbiamo sopportare tutte queste cose. Gohan, abbiamo una missione importante da compiere. Quindi iniziamo subito ad allenarci. Bene, per prima cosa, figliuolo, devo farti diventare un Super Saiyan. Un Super Saiyan? Esatto. Papà, stai parlando sul serio? Sei sicuro che posso riuscirci? Ma certo. Hai il mio sangue nelle vene, non te lo dimenticare mai. Innanzitutto faremo in modo che tu diventi un Super Saiyan e dopo passeremo all'allenamento vero e proprio. Sì, però così sarai costretto ad occuparti di me e io sarò solamente un impiccio per te. Beh, all'inizio un po' lo sarai. Ascoltami, è importante che tu riesca a raggiungere lo stadio del Super Saiyan, perché solo così mi potrai aiutare nell'allenamento, hai capito? Sei mio figlio, abbi fiducia. Andrà bene. D'accordo? D'accordo, papà. Bravo. Io invece mi allenerò per diventare ancora più forte del Super Saiyan. Voglio essere il guerriero più potente di tutti. E un giorno tu mi supererai, Gohan. Diventerai il numero uno, ne sono certo. Che cosa? Dici che io dovrei superarti? Esatto. È proprio questo il mio obiettivo. E sono convinto che un giorno si realizzerà. Ok. Dai, Gohan, fai vedere al paparino come sei diventato forte. Però, Gohan, non ti parare. Gohan, Goku, non ti parare. Ecco, bravo. Tra l'altro, sono anche più forte di livello rispetto a Goku, quindi è una passeggiata anche questo combattimento.
Mai dare le spalle, Goku, mai dare le spalle. Incazzati, Gohan, bravo, così. Non ci siamo, Gohan. Stai semplicemente incrementando la tua aura. Per diventare un Super Saiyan devi sentire la rabbia dentro di te. Arrabbiati. Perdi il controllo, figliuolo. Ma non riesco ad arrabbiarmi senza un vero motivo. Poco prima Vegeta e Trunks avevano completato il loro allenamento. Sate, ikka. Ore mo ikimasu. Katte ni shiro. Va bene ragazzi, nei panni di Vegeta andiamo ad affrontare Cell. Io direi di salutarci qui per questo episodio. Come sempre, mettete like, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina qualora non l'aveste fatto. E noi ci rivediamo in un prossimo video. Un saluto da Bizarra Garrett. Ciao, Gualliù!